stanno per affrontarsi Anconitana e Atletico Azzurra Colli, gara valevole per la 13ª giornata del campionato di Eccellenza Marche. Il cross di Fiore, buona la palla al centro dell'area, svetta Stipa, poi Magnanelli, primo tiro dell'Anconitana a volo di sinistro, Magnanelli. Priora è lo stesso Trombetta che viene in avanti, Cameruccio, il tiro di Cameruccio. Giovannisci batte corto, esecuzione rivedibile, e poi un tentativo di Leopardi. Cameruccio, cross, pallone agganciato da Ambrosini che lo aggiusta per Visciano, il tiro di Visciano. Ambrosini, palla nel mezzo, buona occasione, ma De Fabrizis viene anticipato da Stacchiotti. Trombetta va sulla palla e prova da circa 40 metri la conclusione, ne esce un mezzo cross, un Cameruccio scambia con Mercurio che perde tempo, si attarda, non crossa, torna Giovannisci su Cameruccio, poi finalmente il cross, Ambrosini, calcio di rigore sul cross dalla sinistra di Cameruccio, va Ambrosini ed è gol. Camaioni aveva indovinato il signor Sabù di fermo, manda tutti negli spogliatoi. Adesso Ambrosini in area, è la sua mattonella, controlla di esterno, si gira e il pallone però colpito di sinistro da Ambrosini termina lontano. Fiscaletti, Giovannisci, cross di Giovannisci, attenzione, il colpo di testa di Reilly, le tossine potrebbero essere rimaste nei muscoli. Attenzione, recupera palla Magnanelli, Ambrosini entra in area, buona opportunità, il tiro di Ambrosini centrale, lancio molto bello per Cameruccio, può puntare l'uno contro uno con Stacchiotti, ma Cameruccio non azzarda il dribbling. Battistini si affida a Trombetta, Trombetta per Visciano, Visciano perde palla sull'attacco di Reilly, va Gaeta, il tiro di Gaeta. De Fabrizis in area, ancora però l'azzurra Colli che va al tiro di Montserrat, serve adesso Stipa, Stipa si libera, prova il tiro dalla tre quarti ma la sua conclusione è debole. Mucchio al limite dell'area, Gaeta, il lungo cross, Montserrat che rimette la palla in mezzo, va al tiro Fiscaletti di sinistro. Zaldua può recuperare il pallone ma serve male Cameruccio, break di Visciano, Cameruccio, buona occasione per l'Anconitana sulla tre quarti, Visciano mette il pallone in mezzo, Giambuzzi, colpo di testa di Giambuzzi e arriva il 2-0, palla che spiove nell'area e c'è il gol di Stacchiotti ed ecco il fischio finale del signor Sabù, diciamo la verità, una liberazione per l'Anconitana che conquista con una grandissima fatica e sofferenza questi tre punti preziosi.